Siamo in Bion, alla Gaiana, Castel San Pietro Terme. Sono le 10:20 di sera del 25 luglio. Questo è il sito di manufacturing di Bion, dove produciamo il biopolimero. Siamo una IP Business Model Company, ma produciamo anche il polimero del futuro. Vedrete un po' di immagini che saranno arricchite dal prossimo video, dove spiegheremo la tecnologia in dettaglio. Venite con me a visitare Bion. Allora, questo è il produttivo B, noi abbiamo due fermentatori produttivi, il produttivo A è in fase di preparazione per la prossima fermentazione, questo è in marcia, produzione da 38 ore, è in fase produttiva, quindi siamo passati nella fase di stress delle batterie, circa 27 ore, nel 27 ore le fasi batterie stanno crescendo, stanno metabolizzando il loro interno. Domani ci fai vedere tutto l'impianto. Andiamo a fare un giro. Certo, andiamo a vedere. Quindi da dove esce la polvere cosmetica? Da dove esce la polvere cosmetica? Andiamo in fermentatore. Queste sono le due bestie, sono le due fermentatori. Quanto sono grandi? Sono due fermentatori da 100 metri cubi ognuno. 100 metri cubi? 100 metri cubi ognuno. A quanto siamo alti? 18 metri da terra. 18 metri da terra, fantastico. Quanto brodo esce ogni volta? Sono circa 180 o 90 metri cubi di brodo, di cui l'85-90% è già pH. Cosa sono i depuratori? Questo è un avanzo di oscillazione dell'acqua depurata. Noi produciamo poca acqua depurata. Questo impianto va H24 7 su 7. H24 7. Quanti ragazzi ci lavorano a turno? 7 ragazzi. 7 ragazzi. 4 produttori, 2 manutentori, non riescono a fare niente. Ogni quante ore c'è il cambio? Ogni 8 ore. Siamo in Bion, questo impianto produce H24 7 su 7. Avete visto un po' di immagini su quello che stiamo facendo. Nel prossimo video vi faremo vedere tante altre cose e vi faremo vedere in dettaglio la tecnologia. Questo sicuramente servirà per spiegare a tutte le persone che ci seguono e soprattutto ai nostri investitori che questo è un posto reale, concreto, industriale dove le persone lavorano e producono il polimero del futuro. Noi siamo qua per risolvere il problema della plastica del futuro. Questo è Bion.